Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Oggi la Chiesa celebra la solennità, quindi la festa di massimo grado nella liturgia cattolica, della Natività di San Giovanni Battista. Questo è il terzo anno che sono qui con voi, quindi se avete una buona memoria ricorderete che in questa festa bisogna sempre far notare una piccola particolarità. Il 24 giugno e l'8 settembre si va a notare questa particolarità, cioè che ci sono soltanto due persone oltre Gesù di cui si festeggia la data di nascita sulla terra, perché vedete, di ogni santo, per esempio abbiamo fatto Sant'Antonio il 13 di giugno, si festeggia il 13 di giugno perché Sant'Antonio è morto il 13 di giugno, si festeggia la data della morte, perché la data della morte è la data della nascita al cielo, d'accordo? Perché per noi cristiani la data della nascita sulla terra comincia con lui, cioè la terra. Invece quando ce ne andiamo cominciamo a stare un po' meglio, cioè andiamo a riposare, d'accordo? Diciamo così. Ecco, e questa è la fede, d'accordo? Ecco. Quindi, però ci sono due persone per cui la Chiesa festeggia anche la nascita sulla terra, perché la nascita sulla terra è stata una benedizione, e sono la Madonna, l'8 settembre, San Giovanni Battista oggi. Chi sono queste due persone? La Madonna è colei che ci ha dato Gesù, ma San Giovanni Battista è colui che lo ha fatto riconoscere per quello che era. Perché la festa di oggi, che è appunto la festa di San Giovanni Battista, cioè colui che ha avuto l'incarico di dire al mondo Gesù c'è, attenzione, riconoscetelo, ci fa capire una cosa fondamentale, che anche oggi, così come allora, Dio è sceso in mezzo a noi, ma come l'ha chiamato qualcuno, Dio è un Dio nascosto, se uno volesse usare una battuta che, come dire, non vuole essere riverente, ma tanto perché così poi ce lo ricordiamo, sembra a volte che Dio con noi giochi un pochino a nascondino, quindi si fa vedere e non si fa vedere, si fa vedere e non si fa vedere. Gesù si vedeva la sua umanità, ma non si vedeva la sua umanità, e oggi non si vede più né l'umanità né la divinità. Allora Gesù è il Salvatore, ma io come faccio a riconoscerlo? Come faccio a incontrarlo? Come faccio a entrare in contatto con lui? Ecco, c'è bisogno di qualcuno che mi dice: guarda figlio mio, guarda figlia mia, Gesù si manifesta in questo modo, si manifesta in questo modo, parla nella sua parola, è presente nell'Eucaristia, attraverso il sacerdote che amministra i sacramenti, attraverso i fatti della tua vita, misteriosamente ti parla nel tuo cuore, tutte quante le cose che sappiamo dalla fede. C'è bisogno sempre di qualcuno che ci aiuti a entrare in contatto autentico con Gesù. Ecco, questo qualcuno esercita una grandissima, importantissima funzione, che è anche una grandissima responsabilità, e la responsabilità più grande, quando vi parlo tanto sacerdote, è questo. E ve lo dico proprio col cuore in mano, ve l'ho già detto anche queste altre volte. Sapete quando si vede se un sacerdote ha fatto un buon lavoro in una comunità? Quando non ci sta più. Perché se le persone attraverso la sacerdote hanno incontrato Gesù, quindi hanno assunto una serie di buone abitudini, continueranno a farlo come prima, meglio di prima, quando il sacerdote non c'è più, proprio perché non c'è più. Ma se, e questo può succedere, che il sacerdote ha tirato le persone a sé, quindi, e ha cercato in qualche modo, e quindi le cose sono state fatte non per Gesù, ma per amore del sacerdote, quando il sacerdote se ne va, è finito tutto, è peggio di prima. Ecco, quel sacerdote quando andrà dall'altra parte, il nostro Signore gli dirà: ti ricordi come ha fatto San Giovanni Battista? Oggi mi ha detto la nascita, no? Vi ricordate quando San Giovanni Battista è diventato grande? Che cosa gli andava a dire? Ma tu sei il Cristo? Che cosa rispondeva? Non sono io. E ci diceva, mi ricordo sempre, il padre spirituale del seminario dove stavo, e c'ha ragione, che la santità di San Giovanni Battista, perché gli facevano, era talmente grande che tutti pensavano che Cristo fosse lui. Per cui se fosse stato un po' meno umile e avesse voluto abusare anche della sua funzione e avesse detto sì sono io Cristo, gli sarebbe andato a dire a tutti quanti, ci avrebbe avuto molto più successo di Gesù, capite? Perché sapete che Giovanni Battista faceva una vita molto molto penitente, molto molto forte, con dei segni, insomma, uno che si veste con i peli di cammello e si mangia le locuste, insomma, tutto gli puoi dire, meno che non è un grande penitente, capite? Per essere così penitente vuol dire che tu c'hai una grande unione con Dio, no? Eppure lui che cosa diceva? Dovete seguire lui deve crescere e io diminuire. Ecco, questo è San Giovanni Battista.
Ecco perché lo sposo delle nostre anime, Gesù, i San Giovanni Battista sono tutti amici dello sposo, che hanno il compito di far diventare altre persone amiche dello sposo, amiche dello sposo. Ecco, questo non vuol dire che non ci si voglia bene, quindi che per esempio tra sacerdote e comunità non debba nascere un bel rapporto, anzi questo è auspicabilissimo, ma il centro, quello verso cui tende, deve essere sempre Gesù, perché Gesù rimane per sempre, tutte le altre cose sono passeggeri, come dice la scrittura, no? Ecco, chi fa la volontà di Dio rimane in eterno, tutto il resto passa. Bene, ringraziamo il Signore per questo suo modo di agire, perché lui ha voluto fare così. Gesù ce lo dona, ce lo dona la Madonna, ce lo dona oggi la Chiesa, ma bisogna riconoscerlo, per riconoscerlo c'è bisogno di qualcuno che ci aiuta a entrare in contatto con lui. Ecco, ringraziamo tutte le persone che nella Chiesa svolgono questo ministero. Preghiamo il Signore di non farci mai mancare dei buoni San Giovanni Battista che ci aiutino a entrare in profondo contatto con Gesù, ecco, che davvero ci faccia sempre la grazia di mandarcene in abbondanza, perché tutti, anche io, ne abbiamo estremo bisogno. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.